Ciao ragazze, ciao ragazzi, mia family, intanto vi devo ringraziare per i tantissimi messaggi di auguri che mi avete mandato il 14 novembre per il mio compleanno, grazie, 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 perché ogni anno penso di non aver mai ricevuto così tanti auguri nella mia vita, mi sento super fortunata, quindi vi ringrazio e mando un bacio grande ad ognuno di voi e visto che so che questo video è attesissimo e visto che mi dite da un po' Nicole, è da un po' che non fai video haul, Nicole ma come mai? E quindi sono pronta qui con i miei autoregali di compleanno che vi anticipo sono mega regali, autoregali di compleanno, ok? Tutti super lusso come al solito stile Nicole. Iniziamo e questo è stato anche il primo autoregalo che mi sono fatta che come vedete è di Fendi. E mi è arrivato, da qui potete capire che si tratta ovviamente di un capo d'abbigliamento, e mi è arrivato assieme alla a questa busta, appunto. E tada, tada, all'interno non c'è, perché l'ho già indossato una volta e adesso lo vedrete. Eccolo qua, allora è un po' difficile da farvelo vedere in videocamera perché è gigantesco, è una mantellina in realtà, non so come si chiama, un... una di quelle mantelline è fatta tutta in lana, è super morbida, super calda, io le indosso di solito sopra ai biker jacket, tipo sopra a una giacca in pelle in modo da essere super super calda ed ha appunto il logo Fendi, un po' ovunque lo conoscete probabilmente, la conoscete, non solo lo o la conoscete, penso sia una mantellina, come si chiama? Un poncho? Boh, non lo so. E alla fine ha invece questo dettaglio con questa doppia linea arancio, volevo farvelo vedere indossato più o meno ragazzi ed è appunto così, super super elegante, super chic ma al tempo stesso super comodo e caldo, quindi direi top e devo essere sincera appunto già l'ho indossato per una volta perché non ho resistito quando mi è arrivato, ho voluto provarlo, di solito non lo faccio con i miei autoregali di compleanno ma questo lo avevo provato già prima del mio compleanno, l'ho indossato una volta poi però mi sono detta Nicole no, tienilo lì e lo indossi dopo il 14 novembre quindi adesso posso finalmente indossarlo. In realtà lo volevo già l'anno scorso e poi ho finito per prendere il maglioncino, ve lo ricordate, quello a Dolce Vita con il logo Fendi, già l'anno scorso volevo prendere questo, il poncho, la mantellina, vabbè qualsiasi cosa sia, e poi invece ho preso il maglione e poi quest'anno mi sono detta no, ok Nicole, prendiamolo, è il tuo compleanno, fatti un autoregalo, così hai la scusa per averlo e quindi sono molto contenta perché è super versatile, cioè oltre ad indossarlo naturalmente sopra a jeans si può indossare con una gonna, si può indossare con un outfit un pochino più rock, ma si può anche indossare con un outfit un pochino più chic, quindi sì, mi piace molto, sono molto contenta finalmente di poterlo indossare. Poi arriviamo al secondo mega auto regalo di compleanno, che se avete visto uno dei miei ultimi vlog, sapete che mi arriva da Luisa via Roma ed è una cosina che appena l'ho vista, e l'ho vista molto in giro su Instagram mi sa, mi è piaciuta subito e mi sono detta, ok, per il tuo compleanno è il perfetto, la scusa perfetta per prenderla, perché quando ci sono diverse cosine che mi piacciono, tipo me le salvo e poi magari non lo so, per Natale, per il mio compleanno eccetera, ho la scusa e mi faccio tutti questi autoregali pazzeschi. Allora, ta-ta-ra, ta-ta-ra, ragazzi, e questa la sto spacchettando con voi, non l'ho nemmeno tirata fuori dalla scatola. Ed è, sì, è la felpa Balenciaga che appunto si vede un po' ovunque. Mi piaceva un sacco sia lo stile in cui è scritto il logo che è in perfetto stile Barbie e ovviamente il fatto che sia scritto in rosa. La felpa ha il cappuccio che di solito le felpe che preferisco hanno il cappuccio. Non l'ho nemmeno provata ancora ragazzi, quindi la proveremo adesso in diretta. Ed è appunto... abbastanza oversize in realtà per essere una M, che cosa ne dite? Ma prendo sempre una taglia in più di solito, questo ho preso una M e una L, mi sa che ho preso una M, vediamo, sì, size M, ho preso una M, a volte vado a prendere una taglia in più rispetto a quello che ho bisogno perché sono molto alta e quindi le maniche di quello che prendo mi stanno sempre troppo corte, oppure le braccia lunghe, io non lo so, ma anche questa maglia di Gucci ad esempio, le maniche, lo vedete fino a dove mi arrivano? Cioè, è così, e quindi, però questa è oversize, quindi ho preso una M. Ok, allora, tanto per provarla un secondo con voi, perché questo coso è scomodissimo, io non lo so. Comunque, mi piace, direi che
è molto carina, molto comoda, molto calda. Dio, mi sta piacendo moltissimo. Super super happy, ragazzi, di questo acquisto. La terrei addosso se non fosse che ci sono 756 gradi qua dentro con le luci da studio e quindi no, ok, però sono super super contenta ed emozionata. Che tra l'altro, appunto, sul sito Balenciaga era completamente sold out. Mi sa che avevo visto anche su un altro sito completamente sold out nella mia taglia. Poi per fortuna l'ho trovato su l'ho trovata su Luisa via Roma e mi sa che era l'ultima nella taglia M. Cioè poi non so se riforniscono oppure no, però sono super 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 contenta di averla trovata. E la taglia M è giusta, perché essendo oversize deve stare un po' grandicella, quindi insomma potevo prendere anche una S, ma sono contenta di aver preso la M, così appunto non ho il problema che mi si alzi sempre qui sulle maniche, che mi arrivino corte, e stessa cosa anche sul busto. Molte maglie che come taglia sono giuste mi stanno corte, e quindi poi ho irrimediabilmente, mi si vede tipo la schiena e la pancia davanti tipo quando mi alzo, quindi. E adesso ragazzi, ci sono altri due, vi faccio vedere altre due cosine che spacchetteremo, aiuto, entrambe di Chanel, ragazzi. La prima è una cosina che ho preso vintage, perché volevo prenderla nuova, ma è impossibile da trovare in questo colore, con questo hardware, e ok, potete già capire che si tratta di una borsa, ma immagino che non avevate dubbi, lo sapete, la sappiamo tutti ormai, lo sappiamo tutti ormai che ho una passione folle per le borse e che sono il mio acquisto barra accessorio barra autoregalo preferito, ok? Questa l'ho presa appunto vintage perché non sono riuscita a trovarla. Vediamo, tatarà, tatarà, immancabile musichetta, dust bag, e non sono riuscita, tra l'altro mi hanno dato veramente tutto, c'è sia il nastrino Chanel che il foglietto, eccetera, eccetera, e questa non sono riuscita a trovarla nuova. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Eccola qui, è una medium in caviar colore rosa cipria con hardware oro. Sono letteralmente impazzita, ho parlato spesso con la mia SA Silvia, che saluto, della boutique di Venezia, ed è veramente veramente difficilissima da trovare. Sono uscite l'anno scorso in un rosa che è molto simile, ma il rosa dell'anno scorso era pearlescente, cioè era tutto perlato con questa patina argentata pearlescente sopra, che può piacere, può non piacere, a me personalmente non faceva impazzire, penso che sia una cosa più stagionale, oppure comunque penso che non sia portabile quanto questo colore, che è un colore appunto un rosa cipria classico. Sono stata molto fortunata perché è in condizioni perfette, e ragazzi è del 2005, quindi se pensate, questa borsa ha 14 anni, lo so, è impossibile, sembra impossibile, ma è così, a 14 anni, sono riuscita anche a trovarla per un prezzo pazzesco, l'avrei presa volentieri, tra l'altro si abbina perfettamente alle mie unghie, avete notato? E vabbè, logicamente mancava nella mia collezione, ragazzi, una Chanel classica rosa, ho il wallet on chain rosa nella pelle lucida, lo sapete, anche quello è stato mio autoregalo, tra l'altro, tipo di 4 anni fa, se non sbaglio, quando sono stata a Parigi l'ho presa, e però mancava assolutamente una classica in colore rosa, e la volevo, l'avevo trovata anche con hardware argento, ma la volevo con hardware dorato, e sono stra felice di averla trovata, ragazzi. All'interno ho messo la dust bag e il nastrino per farvi vedere, ma anche l'interno è assolutamente perfetto per avere 14, ormai quasi 15 anni, è veramente, veramente un gioiellino, ma lo sappiamo che ha un po' di, lo vedete, sì, un po' come appoggiata qui, ma è normale, succede a tutte le Chanel quando vengono tenute così, ok? Perché la parte sopra è molto pesante, quindi è normale, succederà purtroppo anche alle mie, a meno che io non decida di tenerle così in armadio, che non è una cosa proprio bellissima, quindi, però sono stra felice, ragazzi. Appunto, io volevo prenderla nuova, ma non la fanno più così, non riesco a trovarla, e sono
almeno 3 anni che ci provo, e quando mi è capitata sott'occhio questa mi sono detta ok, mia. Poi ripeto, ad un prezzo favoloso, perché non so se lo sapete ma Chanel ha nuovamente aumentato i prezzi, quindi tutte le borse che ho sono aumentate di valore, quindi sono molto felice e quindi sì, sono super super felice ragazzi di averla trovata. E secondo me grida Nicole questa borsa, cioè è proprio proprio stile Nicole, e quindi stra felice per questo autoregalo. E adesso arriviamo all'altro autoregalo, che invece arriva direttamente dalla boutique Chanel di Venezia, perché come sapete quando ordino qualcosina ordino sempre della boutique Chanel di Venezia, e ho la mia SA di fiducia che mi aiuta negli ordini ed è super paziente e mi trova sempre tutto quello che voglio, a parte la Chanel rosa che è introvabile. È stata carinissima perché mi ha mandato anche questo biglietto di auguri con Coco Chanel e tanti cari auguri con affetto, Boutique Chanel di Venezia. È stato un bellissimo pensiero. Ragazzi, non ho ancora aperto questo pacco, mi è arrivata oggi e sono molto contenta che sia arrivata nonostante l'acqua alta di Venezia, perché ho sentito appunto Silvia della boutique e mi ha detto che la situazione lì è ancora molto critica, quindi un pensiero va a tutti voi che abitate a Venezia, vi siamo vicini, non solo geograficamente ma anche con il cuore, e quindi sono molto fortunata di essere riuscita ad averla in velocità nonostante appunto quello che sta succedendo a Venezia. E ragazzi, la stiamo spacchettando proprio assieme perché non l'ho ancora vista, cioè questa borsa l'ho vista solo in foto, ok? Quindi non so come sarà dal vivo, perché non sono riuscita ad andare fisicamente in nessuna boutique Chanel. Volevo andare quando sono stata ad Amsterdam, ma praticamente piovuto ogni giorno, e quindi poi la gita ad Amsterdam l'abbiamo, cioè quando sono stata ad Alkmaar in realtà, perché ero io vado a trovare la mia amica in Olanda che abita circa 40 minuti da Amsterdam, lei abita ad Alkmaar. Appunto, quando sono stata ad Alkmaar la scorsa settimana volevo andare alla boutique Chanel di Amsterdam, ma poi abbiamo abbandonato l'idea di fare una gita giornaliera ad Amsterdam perché il tempo era veramente pessimo. Quindi vediamola assieme. Allora, c'è la dust bag, è grande perché è la borsa, ok, è una borsa, ormai si è capito che ho la fissa per le borse, ragazzi. Credo di averne tipo 16 di borse Chanel, che non è normale. E ne ho vendute 2 ultimamente, cioè, ok, wow ragazzi. Allora, wow, la adoro, è bellissima. Ok, allora, è una jumbo in montone, ragazzi, non è in pelliccia, ok? È praticamente una pecora che tosano, ok? Tanto perché volevo essere precisa su questo, ok? Ed è super morbida, super super bella. Mi piaceva tantissimo il fatto che fosse appunto rosa qua davanti, beige ai lati e poi c'è questo dettaglio grigio. Questa è uscita proprio adesso con la collezione invernale, quindi è in tutti gli store. Inizialmente la volevo in versione media, ma alla boutique di Venezia ce l'avevano in jumbo, quindi mi sono detta ok, prendiamola, perché potevo farla venire da Londra la versione media, ma avrei dovuto aspettare tipo un mese, poi magari non mi sarebbe piaciuta tantissimo. Mi sono detta ok, no, prendiamo la jumbo, che comunque come grandezza per me, che sono molto alta, è perfetta. E quindi sono super super felice di questo acquisto, ragazzi. Prendiamo tutto l'intarto, così vi faccio vedere anche l'interno. Ok, allora c'è una zip e poi un altro scomparto molto particolare, però l'interno è super morbida, wow, pazzesca, sono stra felice di averla presa. So che è una borsa un po' particolare visto il fatto che è appunto in lana, però a me come combinazione di colori, come stile, e poi lo sapete, di solito non sono una fan accanita delle borse stagionali. Però la scorsa estate, come sapete, ho preso la medium, quella clear, trasparente, con la sabbia, e l'ho usata tantissimo, cioè non pensavo di usarla così tanto, ma l'ho usata tantissimo, praticamente da maggio ad ottobre l'ho usata sempre, e quindi mi sono detta se mi piace, anche se stagionale, prendiamola, perché poi comunque la uso tantissimo. E
invece la catena è rosa. Wow, favolosa, sono stra felice. Anche se, posso dirvi la verità, mi sembra un pochino, per essere Jumbo, la catena mi sembra un pochino corta. Vabbè che non le uso quasi mai a tracolla le Jumbo, perché sono un pochino troppo grandi, però mi sa che questa è troppo corta per essere portata a tracolla. Vabbè, si può in realtà, si può, ma resta un pochino più alta rispetto alle altre Jumbo. In realtà, no, no, si può, assolutamente si può. Super, super felice per questo acquisto, ragazzi. So che probabilmente a tanti di voi non piacerà, ma invece a me piace tantissimo. E sì, e non vedo l'ora di indossarla. Quindi questi erano i miei autoregali di compleanno, ragazzi. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. Io sono super felice di poter indossare adesso tutte queste cosine. E niente, ci vediamo domani con un nuovo video, perché mi sa che questo video lo vedrete giovedì, quindi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Bacio grande a tutti, ciao!